Salve gente di ogni tipo e amici, oggi visitiamo il lago di Barcis e siamo in provincia di Pordenone, tra la riserva naturale Forra del Cellina e il parco naturale delle Dolomiti Friuliane. Situato nel cuore della Val Cellina, Barcis è un'incantevole località turistica, ideale per un soggiorno in completa sintonia con la natura, grazie anche alle sue acque di un splendido verde smeraldo. Tutto attorno si possono fare camminate lungo sentieri attraversando boschi di rara bellezza e ricchi di funghi, oppure soffermarsi nelle aree picnic ben attrezzate. Il lago non è naturale, ma bensì di origine artificiale. Venne creato negli anni 50 con la costruzione di una diga per la produzione di energia elettrica e per avere un bacino idrografico utile all'irrigamento della pianura sottostante. Ma adesso un po' di storia. Ufficialmente il nome di Barcis viene documentato da un atto del 1184, ma essendo quasi certamente di origine celtica, quindi è molto più antico. Nel corso dei secoli alcune frane colpirono il paese anche in modo grave, ma due incendi in particolare lo distrussero, quello del 1611 ma soprattutto quello del 1944 a causa del secondo conflitto mondiale. Quando le truppe tedesche di occupazione combattevano le formazioni partigiane particolarmente attive nella zona montana del Friuli, e fu proprio per rappresaglia che gli occupanti incendiarono Barcis, devastando, oltre alle case, anche i documenti storici, i reperti e quant'altro potesse documentare con certezza la storia del paese. Voglio anche ricordarvi che la Val Cellina ha sofferto uno storico e forte isolamento rispetto alla pianura, perché fino a un recente passato era raggiungibile solo da mulattiere che risalivano la forra. La situazione cambiò nel 1906 con la realizzazione della storica arteria stradale denominata oggi la vecchia strada della Val Cellina. Ma adesso vi racconto una curiosità. Nel 1953, mentre si costruiva la diga, venne trovato un meteorite. Considerando che dal 1921 ad oggi, in Italia sono state ufficialmente trovate solamente 37, così suddivise. 31 pietrose, 4 ferrose e 2 ferropietrose. Quella di Barcis appartiene alla rara famiglia di quelle ferropietrose ed è annoverata a pieno titolo tra le più importanti del patrimonio meteoritico nazionale. Tornando invece sul discorso natura e più precisamente sulla fauna locale, qui possiamo incrociare caprioli, camosci, volpi, tassi, faine, martore, donnole, puzzole, ermellini, scoiattoli, ghiri, lepri alpine, topolini campagnoli, ricci, aquile reali, poiane, sparvieri, astori, gufi reali, forcelli, galli cedroni, francolini di monte e pernici bianche. E ci potrei tranquillamente aggiungere un bel sticazzi, cioè un sacco di bestie. We'll be right back.
qui, in compagnia di questo simpatico e bravo artigiano, il nostro giro del lago si conclude, ma non prima di consigliare Barcis agli amanti dello sci, con le piste internazionali di Piancavallo, qui vicino, oppure percorrere il lungo più di 50 metri ponte tibetano, a strapiombo sulla forra, qui nel fiume Cellina. Ma anche, per chi vuole confrontarsi con la roccia, l'appuntamento è davvero imperdibile con il torrione chiamato il Campanile di Val Montanaia. Poi puoi sempre in zona, ma d'inverno, svolgere pattinaggio su ghiaccio, curling, sci di fondo e sci alpinismo. Invece, proprio sul lago, puoi fare vela, surf, canoa e kayak. Ma per i miei gusti, venirci in bici e magari in tenda, siccome c'è anche un campeggio, si potrebbe proprio fare. Bom, adesso mi dispiace lasciarvi, ma è così. Un saluto a tutti e buon proseguimento!